La Champions League 2020-21 sta gradualmente prendendo forma con i principali campionati che stanno emettendo i loro verdetti finali. Per la Bundesliga, ad esempio, Bayern Monaco, Borussia Dortmund. La Ligue 1 ha chiuso in anticipo il suo campionato con PSG, Marsiglia e Rennes, sicure della partecipazione alla coppia più prestigiosa della stagione. In Italia, 8 giornate dalla fine della Serie A, Juventus, Lazio, Inter e Atalanta sono le prime 4 in classifica, le quasi certe rappresentanti nazionali della prossima Champions, visto che tra la quarta e le due quinte, ovvero Napoli e Roma, ci sono 15 punti di distacco. Meno definita la Premier League, dove Liverpool e Manchester City hanno blindato primo e secondo posto, ma alle loro spalle c'è Leicester, terzo Chelsea, quarto devono stare attenti allo United, 2 punti sotto ai Blues e meno 3 dalle Foxy. A meno di 5 giornate dalla fine c'è la speranza perfino per il Wolverhampton, staccato di 3 punti dai Red Devils. Nella Liga spagnola potremo assistere a qualche colpo di scena con Real Barcellona in testa, seguite da Atletico Madrid e Siviglia. Meno 4 giornate in Portogallo, Porto e Benfica blindano la loro presenza nella Coppa Europea più importante. I playoff sembrano destinati a staccare il pass per lo Sporting di Lisbona, con un occhio al Braga distante soltanto di 3 punti.